C'è uno sport estremo contrapposto all'alpinismo, con meno sostenitori, ma simili praticanti in tuta e corde. Solo che invece di salire, si scende verso i meandri delle tenebre. Si tratta della speleologia, una pericolosa e spaventosa pratica, ma allo stesso tempo affascinante e rispettata. Estate del 1967. Sei giovani ragazzi si trovano all'interno del labirinto del Moss Dale Caverns. Le caverne del Moss Dale si trovano sulle pendici meridionali del Great Wenside, a circa 4 km a nord-est di Coniston, vicino a Leeds, in una zona remota, e contengono oltre 10 km di tunnel e passaggi sotterranei. Furono esplorate per la prima volta nel 1941, e un viaggio di andata e ritorno fino all'estremità più lontana richiede dalle 8 alle 10 ore. Il Moss Dale Beck, un torrente, scompare nelle caverne ai piedi del Moss Dale Scar, la rocca dove inizia il sistema di grotte, e non riemerge fino al Blackhead sul fiume Wharf, appena a sud di Ketlever, una distanza di 4 km in linea d'aria. La sezione di collegamento delle grotte che unisce questi due punti deve essere ancora scoperta ed è vista come il Santo Graal per alcuni speleologi. Considerate come una rete di grotte molto pericolose, le caverne hanno una terribile reputazione, poiché sono soggette a inondazioni complete, e molti dei passaggi possono essere attraversati solo strisciando, mentre altri sono immersi nell'acqua fino al collo. Inoltre non c'è margine di errore. Non essendoci altre vie di fuga, si entra e si esce dalla stessa entrata, in caso di forti piogge, se uno speleologo si trova all'interno della grotta, in qualunque punto esso sia, non ha alcun via di scampo. Ora, a poche ore dall'ingresso, i ragazzi si stanno dirigendo verso la lontana estremità della grotta, dove sperano di trovare nuovi passaggi. Il morale è alto, sono sui tempi di marcia. Alcuni di loro erano già stati qua prima, ridono e si prendono in giro. I presagi sembrano buoni per fare una buona scoperta. Ma poi qualcuno borbotta: è uno scherzo? Ehi, cos'è quel brontolio? È il ruscello che sale? E questo è l'incubo di ogni speleologo. Sono lì, sdraiati a terra, in un tunnel, e vedono che l'acqua sta aumentando a vista d'occhio. Ora lo sentono tutti, inconfondibilmente l'acqua è in aumento, il tiraggio fischia come una tempesta. Per quanto si sa, nessuno l'aveva mai provato, il Moss Dale Caverns si allaga completamente. Eppure non si fanno prendere dal panico. Il tetto è qualche centimetro sopra le loro teste. Istintivamente strisciano più velocemente nel cunicolo, ma ognuno di loro sa che non c'è nessun posto dove andare. Il più anziano ha appena 26 anni, gli altri sono ancora degli adolescenti. Il mondo del sole e dell'aria fresca è improvvisamente diventato un'eternità lontana. Uniti dal terrore, centimetro dopo centimetro, l'incubo di ogni speleologo per loro si sta avverando. Accadrà molto rapidamente. La grotta sarà la loro tomba. Classificata come Super Grave, la grotta di Moss Dale era nota per essere la più impegnativa della Gran Bretagna. Le sue profondità, allora come oggi, sono viste da poche persone, forse meno di quanti abbiano camminato sulla Luna. Il sistema è stato teatro della peggiore tragedia speleologica della Gran Bretagna del 67, quando i sei speleologi sono annegati dopo che il livello dell'acqua è aumentato a seguito di un temporale. Il salvataggio è diventato il più grande mai organizzato in Gran Bretagna, coinvolgendo oltre 300 persone. Alla fine, i sei corpi sono stati ritrovati, ma il medico legale aveva deciso che era troppo pericoloso cercare di portare in superficie, e pertanto l'ingresso fu sigillato. Successivamente, 3 anni dopo, i corpi furono sepolti in una camera del sistema che si ritenesse fosse al di sopra del livello di inondazione, sempre in fondo alla grotta. Quando il disastro ha fatto notizia in tutto il mondo, la maggior parte delle persone in Gran Bretagna stava scuotendo la testa, un altro gruppo di pazzi che gioca d'azzardo la propria vita senza un apparente guadagno. A differenza degli alpinisti, infatti, gli speleologi affrontano le loro sfide dove nessuno li vede, facendo notizia solo quando qualcosa va storto.
Quel sabato mattina, i 10 giovani che camminavano dal villaggio di Corniston erano a un raduno di circoli speleologi, ma solo 2 erano stati prima a Mossdale. Il tempo era buono, ma le previsioni erano incerte. I temporali sembravano probabili. Cunningham e Sherpen in privato conclusero che era troppo rischioso per loro. 4 dei 10 giovani sono emersi alle 17 dalle caverne, dopo 4 ore di esplorazione. Si erano stufati e volevano tornare indietro. Ciò gli salvò la vita. Mentre uscirono dalla grotta, le gocce di pioggia sembravano insignificanti. I restanti 6 erano ancora all'interno della grotta e si stavano spingendo ancora più in basso. Nel mentre fuori stava diluviando, Morag si rifugiò su un fionile. La pioggia era diventata torrenziale. In 3 ore cadde una quantità infinita di pioggia. Morag ritornò alle 21 all'ingresso della grotta ed ebbe uno shock. Un lago di acqua vorticosa aveva completamente coperto l'ingresso della grotta. Corse disperatamente fino alla prima fattoria, dove l'agricoltore telefonò alla polizia. Alle 23:10 iniziò il grande salvataggio delle persone nella grotta. Per il Fell Rescue Team, i salvataggi in grotta erano di routine, ma il Mossdale era la grotta, non una delle tante, per la quale non esisteva alcun progetto. Era quello che i 2 leader, Len Huff e Dan Birch, avevano pregato di non dover mai affrontare. Al di là delle loro risorse, allertarono la più grande organizzazione di salvataggio in grotta. In pochi minuti i telefoni squillarono nei pub di speleologia intorno alle valli. Una chiamata era al Martham Arms, vicino a Ingleton, dove Cunningham e Sherpy, ignari della tempesta del Mossdale, si stavano godendo una pinta di birra. Saputi della cosa, afferrando l'attrezzatura da speleologia ancora bagnata, si precipitarono verso la grotta da cui erano usciti solo poche ore prima. Gli speleologi si salvano a vicenda, nessun altro può aiutarli, ma per Cunningham e Sherpid nessun precedente salvataggio era stato così profondamente personale. La scena era orribile. Mossdale era un lago, la grotta era sott'acqua. Folle di aspiranti soccorritori sedevano agitandosi sotto la pioggia. La situazione era senza precedenti, nessuno sapeva da dove cominciare. Ma presto un convoglio di autopompe e trattori stava macinando nella brughiera verso la grotta. Allo spuntare dell'alba, la scena somigliava a una zona di guerra. Centinaia di persone, volontari, molti dei quali a mani nude, stavano scavando un fossato di diversione per deviare il torrente. Era traballante, instabile, ma poi fu rinforzato da 10.000 sacchi di sabbia. Creato in una mattina, è stato praticamente un miracolo, una corsa contro il tempo che molti scavatori devoti credevano fosse già persa. Jim Eyre, allora 41enne, era tra gli speleologi più ammirati della Gran Bretagna. Ora, dopo aver lavorato tutta la notte, si era ritrovato ad aspettare per guidare la prima squadra per andare sottoterra. Nella tarda mattinata di domenica, l'acqua nella grotta stava scendendo. La missione di Eyre includeva la creazione di un collegamento telefonico lungo un filo lunghissimo, in modo da poter parlare con l'esterno. I detriti delle inondazioni erano ovunque. C'era schiuma nella parte alta dei cunicoli. Hanno strisciato fino alla Roach Chamber, una caverna grande quanto una stanza, dove era possibile stare in piedi. I successivi passaggi furono per la famigerata Marathon, un cunicolo lungo e stretto, che era ancora minacciosamente piena d'acqua, ruttando sinistramente quando l'aria iniziò a circolare. Mentre l'acqua scendeva lentamente, furono raggiunti da un'altra persona, Tony Waltham, che si era precipitato nella grotta, stupito di scoprire che nessun altro era mai stato alla sua fine. Ora stavano iniziando il viaggio più difficile della loro vita. Sebbene ancora gocciolante, il Far Marathon era ora incredibilmente asciutto. Senza acqua corrente, il silenzio era inquietante. Ora la strada si faceva veramente stretta. Diventava un tunnel lungo 300 metri e alto una trentina di centimetri. Era troppo stretta per passare se avessero incontrato sopravvissuti. Eyre decise di lasciare che Waltham guidasse alcuni uomini in avanti, ma frenetici per i loro compagni, anche altri si fecero avanti. Waltham ha trovato i primi 2 corpi che bloccavano il passaggio. È stato un momento terrificante. Sono annegati dentro a quel tunnel. Un incubo strisciare su di loro. Poco oltre ne trovò altri 3. Del sesto, l'ultimo, non c'era nessun segno. Usarono il cavo telefonico per chiedere consiglio ad Eyre, il capo della spedizione che attendeva fuori dalla grotta. Eyre disse di accelerare tutti i tempi, perché fuori le cose non stavano bene. La diga tremava visibilmente.
Se fosse crollata, l'acqua sarebbe ritornata all'interno della grotta, uccidendoli tutti quanti. Erano stati individuati 5 cadaveri, ma dov'era l'ultimo, John Ogden? Poteva essere ancora vivo? Forse si era perso privo di sensi in qualche altra caverna nascosta? Lunedì sera e martedì la grotta fu nuovamente perlustrata. Oramai Mosdell era una notizia mondiale. I turisti stavano aumentando e anche le truppe televisive. Oramai stava diventando un circo, ma era essenziale determinare il destino di John Ogden. Alle 22 di martedì, l'amico di Ogden, Brian Boardman, un altro esperto di speleologia, guidò un'ultima stanca squadra di 6 uomini in un ultimo tentativo. Arrivarono di nuovo da quei 5 corpi e li superarono. Poi Boardman individuò un anello d'oro. Dimenandosi, vide uno stivale che sporgeva da una fessura. La fessura era terribilmente stretta, sembrava impossibile da scalare. Eppure Ogden era lì. In qualche modo aveva combattuto salendo in cima finché poteva, fino all'ultimo centimetro d'aria da respirare. La truppa di soccorso emerse in un'alba cupa e nuvolosa. Il padre di Ogden, che aveva odiato la speleologia di suo figlio, doveva solo guardare la faccia di Burns. La battaglia era persa. Ora nessuno sapeva cosa fare. La pioggia cadeva costantemente e la diga era ancora instabile. Per raggiungere i cadaveri ci sono volute 5 ore di camminamento all'interno delle grotte e il loro recupero sembrava impossibile. E lì rimasero per sempre. La domenica successiva si tenne un servizio funebre nella chiesa di Coniston. Centinaia di speleologi affollarono i vicoli del villaggio. 3 anni dopo, alcuni speleologi ritornarono all'interno delle grotte e seppellirono i corpi dei ragazzi morti in un'area remota, in fondo alla grotta. Da allora entrare a Mosdell è vietato, anche se ciò non in modo ufficiale. Dietro la sua minacciosa rupe, 67 anni dopo la sua scoperta, Mosdell rimane la più grande sfida speleologica della Gran Bretagna. Gli speleologi dicono che Mosdell è come un Everest sotterraneo, sarà sempre lì e gli speleologi entreranno sempre. Mosdell è un posto desolato, con grotte per nulla invitanti e molto pericolose. Come abbiamo visto, in caso di pioggia e allagamento delle caverne, non c'è via di uscita. Si va a morte certa. Eppure ancora oggi ci sono speleologi che si avventurano all'interno dei suoi lunghi e umidi conicoli. Un saluto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.